Roma c'è stata la presentazione di EcoTV, la nuova iniziativa di SNAI con il MIPAF per il rilancio della TV ippica. Fabio, cosa c'è del passato e cosa c'è del futuro in EcoTV? Bella domanda. Allora, sicuramente è una domanda corretta, perché oggi noi stiamo raccontando della discontinuità rispetto al passato, quindi partire un po' dall'eredità. L'eredità è quella del cavallo, quindi cosa c'è nel passato? Sicuramente continueremo a raccontare tutti gli eventi agonistici e sportivi legati al mondo del cavallo, quindi al mondo del galoppo, del trotto, degli ostacoli, ma non solo, ma anche estendendolo sempre nel connubio uomo-cavallo a tutte le discipline che caratterizzano la vita, lo stare all'aria aperta, all'equitazione e a tante altre cose che secondo noi devono essere il vero volano per trasformare questa televisione da appunto quello che era un po' nel passato un prodotto un po' autoreferenziale di un settore che è un po' in difficoltà, l'ho chiamata prima una crisi di vocazione, ha invece un potente mezzo per amplificare la base degli appassionati. Senti, SNAITEC vuol dare un segnale importante che il mondo ippico è vivo e che può contare su un supporto di altissimo livello come appunto la nostra azienda. Sì, assolutamente, anche questo è un punto molto corretto. Noi ci facciamo un po' parte dirigente in questo progetto di rilancio del settore ippico, che passa attraverso il rilancio del prodotto. Il prodotto, oggi se ne è parlato anche con il sottosegretario, deve vedere garantite tutta una serie di condizioni di continuità, i pagamenti, il miglioramento degli eventi. Dall'altra parte servono aziende che credano fortemente che appunto il futuro dell'ippica passi attraverso un forte rinnovamento, che si può solo fare applicando dei grandi investimenti come quello che stiamo facendo qui oggi e che faremo nei prossimi anni. Senti, si può dire che con EcoTV si inaugura una stagione 2.0 dell'ippica? Io penso di sì, spero che poi questo sia appunto un volano non solo per appunto quella base nuova di utenti che noi vogliamo andare a colpire, ma anche appunto per le categorie che vivono il mondo dell'ippica, e quindi per i proprietari, gli allevatori, gli allenatori, gli artieri, i guidatori, i fantini, cioè per tutte le persone che vivono quotidianamente questo mondo e che l'hanno visto un po', come dire, deperire nel corso degli anni. Ecco, penso che il 2.0 o il 4.0 passa attraverso la professionalità, la tecnologia, la passione, gli investimenti, come abbiamo detto, passi anche attraverso fisicamente un miglioramento di tutti gli impianti in giro per l'Italia, un miglioramento anche del segnale di trasmissione che gli impianti ci rendono, perché poi non dobbiamo dimenticare che noi distribuiamo un segnale che ci proviene dai singoli ippodromi, e anche in questo senso io credo si possa e si debba fare tanto e di più. Comunque sì, io colgo questo spunto del 2.0 appunto per segnare il vero passaggio del cambiamento. Grazie a Fabio Schiavolini, a Didi Snyder. Grazie a voi.